Oh, hey Cooge, ben ritrovati la vostra Andrea91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Continueremo oggi le nostre avventure attraverso le leggende American e vediamo oggi a chi tocca. Il primo della lista è Eloquia, un pass per combattere contro Eloquia sul tetto dell'ospedale di Le Sud. Sì, l'avevo già vista appunto nello scorso episodio. Andiamo quindi alle sud, da centrale di polizia partiamo. Ma sì, prendiamo l'aereo qui, tanto è uguale. Al limite prendiamo una caramella sul nostro tragitto. Così almeno vogliamo un pochino più dritti e più spediti. Caramelle! Eccola là, la vedete? Già da qui si vede Eloquia. Ecco, è preciso. Perfetto. Perché Eloquia sta qui all'ospedale? Che affari c'hai tu qui, signorina? O signora? Oh, salve! Sei qui per ascoltare il mio discorso? Oggi prevedo di fare un discorso sul futuro degli umani e degli yokai, ma... Oh, non sei qui per il discorso? Allora tu arrivi a una coincidenza miracolosa. Oh, ma è incredibile! Per rendere questo incontro memorabile ancora più speciale, vorresti combattere contro di me? Senti come canta? Andiamo al pass di Eloquia. Ebbene, questa è un'occorrenza così gioiosa che devo celebrarla con un discorso. Cominciamo. Sentite le vocali molto aperte perché lei è di classe, quindi ha le vocali molto aperte. Un po' come Lisa Simpson, ovviamente. No, magnetestamera, sta zitta, va, che è meglio. Via, e non ho ricaricato gli yokai come sempre. Merita un discorso? No, non lo merita. Vediamo un po' che fa, intanto io metto sempre appunto lo spillo per vedere che combina. No. È debole alla grandi. Non dico nulla, non parlo. Ha un blu, ora dovresti usare la grandine. Cosa che fai quando non serve. Stella Burger Maxi, vai. 210, pensavo di più. Ma andiamo avanti veloce per vedere un po'. Non è male. Regge bene i colpi. Mamma mia quanto togli però. Dono di Eloquia. Ma voglio vedere che combina. Quando il gioco si fa duro. Niente, mi ha fatto fuori il Bishamonte con un attacco. Ora ci vorrebbe il danno. Perfetto, grande! Buono. Non abbastanza, ma... se si ricarica 300 punti ogni volta... guarda, ma con un attacco? Ma 600 punti danno con 2 secondi si è recuperata? Ma oh, ma stiamo scherzando? Ma non pensavo. Guarda quanti... A parte che recupera troppi punti, ma... Ehi! Ma non è possibile! Non gli faccio nulla, ma è impossibile. E lei con un danno fa tutto quanto. Oh, ma siamo pazzi? Ma dai! Ok,
ci siamo, ragazzi, ci siamo. Eccola là. Cribbio, 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 come dice Berlusconi, cribbio. Quanta punti, quanta vita c'aveva questa? Si è ricaricata di 2000, poi per 10 turni ha fatto ogni volta 300 punti al secondo. Oh, questa è matta. Voglio narrare le vicende del nostro incontro, vedi, perché l'ho presa, l'ho perculata e quindi mo la si vendica. Maledetta, intanto ti ho reclutato, quindi zitta. Vabbè sì, poco frutto proibito, però insomma, Voglio narrare le vicende del nostro incontro, posso unirmi a te? Certo. Eloquia. Vedi, anche lei parla così. Vuoi rinominare Eloquia? Maledetta la chiamerei. Blablia, Parlotta, Ale e Violetta. Niente soprannome per lei. Hello, hello. Che battaglia meravigliosa. Urge un discorso sulle prudenze compiute in battaglia sia da te che da me. Guardando saperne di più su di te, torna a sfidarmi prima o poi. No, mai! Voglio scappare più lontano possibile da te. Ma che è questo qua, quei cani? Charlie Carlino, adoro i cani. Ma cosa? Angelino ti cura. Ma l'uomo dei cani? I canidi? Ma sopra l'ospedale? Ma che cosa? Va bene. Vediamo un po' sta Eloquia qua al medaglio. Che poi non ne ha neanche tanti. Ma secondo me quando li sfidiamo sono all'80 almeno. Potenza di poco difesa proprio e degli yokai collegati. Vabbè, niente di che. Sberla stordente. Bufera, che a me toglieva 300 punti. Impossibile. Eloquenti emozioni. Rende un alleato un gran chiacchierone e ne aumenta tutte le statistiche. Dono di Eloquia parla tanto da caricarsi e recuperare i propri PS. 2000! Ne ha recuperati 2000! Ma è ovvio che siano più forti quando li sfidiamo. Cioè, ovvio no, però ti fa incavolare solamente. Eccola qua. Eloquia ha il dono di poter parlare di qualsiasi argomento. Sa far sembrare chiunque un esperto. Il prossimo è Educatorso. Dietro al recinto, al ranch e la prateria. Ah, ok, ho capito qual è allora. Ci sono già stato. Ma per vedere cosa c'era, non c'era nulla. Andiamo sul vomicottero. Sì, vomita tu intanto, che devo solo fare due passi. Beh, almeno siamo tutti interi, a meno male. Educatorso, ma cos'è sei tu? Sembra vestito da... con la toga? E non ho ricaricato i miei yokai. Lo sapevi? Sono la leggenda American Educatorso. Ho tante conoscenze che potrebbero aiutarti nel corso delle tue avventure. Lo sai, si possono definire conoscenza sia la cultura generale che i piccoli consigli. Tipo, attraversando più volte con il semaforo rosso apparirà uno yokai spaventoso. Oh! Visto? Ne ho di conoscenze. Vuoi che condivida altre conoscenze? Sì, sarebbe bello avere qualche conoscenza in più. Ebbene, se vuoi saperne di più dovrai batterti con me. No, devo ricaricare i miei yokai. Bene, tutti carichi e andiamo. Studia. È bello essere a capo di biblioteca. Bene, ce la metterò tutta. Se ti piace. Deve piacere a te. Vediamo un po' Educatorso, le tue statistiche. Rango S, ok. Latte e cibo preferito. Debole alla grandine. Omblu, quella che fai sempre quando non serve. Grandine. Cioè ghiaccio in realtà, non grandine, però. Incanto, cosa fa? Doppia? Ehi, ehi, ehi. Calmino. Calmino, subito calmino, eh? Fa... Ah, certo! Beh... ridaglie? Qualcuno che meno ci sarà dentro a sta squadra? Dai. Non ce la facciamo, ragazzi. È impossibile.
non ce la facciamo. Non se ne esce, è il circolo vizioso. Verità insostenibile, che fa? Mi rincanta tutti e tre? Ma aspetto. Ah, nulla, va bene. Ah, dai! Se non altro faccio un po' di punti esperienza. Ehi, fermati, fermati, è quella dorata. Va bene, Energimax, e allora? Ah, se n'è andato, bene. Spero di aver fatto un bel po' di punti esperienza in più, visto che abbiamo appunto speso tutti... 1870, insomma. Ma calcolandolo, ma facendo un paragone con quello degli altri, insomma, li abbiamo presi. Credevo di conoscere la persona più forte del mondo, ma non conoscevo te. E chi era, secondo te, la persona più forte del mondo? Educatorso. Bene. Rinominiamolo. No, vediamo solo soprannomi. Orset. Profet. Teddy. Pupaz. Ok. Eccolo là, vicino a Elopia. Lì stai bene. Ti farà venire un gran mal di testa, ma stai bene. Studia. Sei forte, eh? Non sapevo che si potesse combattere così. Ho acquisito una nuova conoscenza. Mi farebbe piacere combattere ancora contro di te, se non ti dispiace. Se mi incanti di meno va bene. Educatorso incanta due nemici per volta, noia mortale. Ah, ecco. Infilza punta, 12x3, compaiono più globi. Ah. Buco nero 55, incanto cultura generale. Il nemico si perde in chiacchiere su banalità e non agisce molto. Bene. Verità insostenibile, Energimax. Confonde i nemici bombardandoli di nozioni del tutto inutili. Quindi ci incanta praticamente. Una fonte di conoscenze inusuali. Le sue spiegazioni ti lasceranno a bocca aperta. Ah, buono. Vediamo un po'. Pass di Loda Lurb. Un passo per combattere contro Loda Lurb sul tetto a New Yokai City. Oh, penso di aver capito qual è allora. Vabbè, qua c'è un po' troppa roba, ragazzi, però. Solo io... Ah, sta qui sopra. Via. Che ci sarà qui? Mappa del tesoro, fiume accanto alla villa. Devo solo capire dov'è. Ah, sta qui? Ah, bene. Ah, ok, era qui. Non l'avevo visto prima. Ok. Ah, so esattamente cosa vorresti dire. Vuoi dirmi quanta invidia provi per me, vero? Vero? Sono là dall'Urbe e vivo nella grande città. È la grande, grande città, così grande che questo posto non è niente in confronto. Praticamente io e te viviamo in mondi diversi, probabilmente. Senti che musica potente proprio. Che? La cosa ti offende? Se è una tale offesa, allora combattiamo. Veramente per me non è un'offesa, però a quanto pare per Nathan sì. È questo che mi piace sentire, ma mi piace di più sentire il suono della mia vittoria. No, non te lo permetterò. Questo è un affronto che andrà lavato con la tua sconfitta, signore. Vediamo un po', questo dovrebbe avere un bel po' di punti salute, eh. Però la musichetta è allegra comunque sia, eh. No, non ne ha molti, però... Però fa male. Proviamo con la pistola? Equipaggio a medaglia Yokai. Non darmi il danno, voglio il danno. Mamma mia, Alpina sta facendo paura col danno. Sempre il danno, ragazzi, è assurda sta cosa. Fantastico. Vieni qui. Dove scappi? No, per uno? Per un colpo solo? Vabbè, ragazzi, fate voi il danno e finiamola qui. Ma dai, ma era andato! Dai! Mo' capace si ricarica tutta la salute. Sta a vedere. Va ancora in guardia, bene. Wow! Però che yokai. Vediamo un po' questo Loda Lurb, va. Loda Lurb ti viene incontro. Che diresti di portarmi con te fuori città? Allora, tu sei proprio un mattacchione. Loda Lurbe.
Che soprannomi ti hanno dato? Linguino. Ce n'ha 8 di lingue. Metropoli, sì, 4, 5, 7, 8, sì. Metropol, non le metropoli, Metropol. Liccardo. Ettore. Così a caso, Ettore. Cosa? Ho perso anche se sono un duro di città. Volevo solo lasciar vincere voi, gente campagnola, una volta tanto. Oh, certo. PS 312, non male. Forza 161, difesa 93, buona. Benefici collaterali. Aumenta le statistiche e i PS quando usa un Energimax. Una Energimax, una morsa. Morso dilaniante, fiammata. Sfrontatezza morale. Mostra le zanne con orgoglio e mordi i nemici nell'area. Aspetta, no. Sfrontatezza molare, non morale, molare. Mi sembrava. Urbana superbia. Rendono gli yokai troppo amanti della vita di città diminuendone le difese. Biografia. Uno yokai è così tanto innamorato della sua città che non fa altro che tesserne le lodi. La campagna è sopravvalutata. Se ti va bene. Ma sì, anche a me la campagna non è che piace molto. Però sembra che si viva bene anche lì. Pass Aristocanum. Un pass per combattere Aristocanum alla piscina di Anacardia Orientale. Ah, la piscina! Ho capito qual è. Ah, ma c'è un yokai ricercato lì. Lo prendo? È lui! È Brontolante! Ehi! Quello è Brontolante! Ma quanto corre? Ah, mi sfugge proprio, eh. Preso! Accidenti! Mi state accordando la caccia! Non avete ancora capito che tanto continueremo a evadere? Forza, Ugo! E affrontiamolo! Devo ricaricare i miei yokai. Lui sta fermo? Sì, sta fermo, vai. Non ha paura? Accidenti! Coltelli pronti, ma tu ci prendi me le botte ora. Tu non hai capito niente. Lancia, lancia! Penso facesse più danni, ma a quanto pare non è così. Se chiama il suo amichetto Ugo e battiamo Ugo, lui si stordisce. Sono qui sempre, ma non era Ugo? Ugo infatti si chiama. Abbattetelo che se no va a prendere la bomba, ecco. Ecco, ora scoppia la bomba e se la prende in saccoccia. Ma sì, dai. Finiamolo, tanto qua può solo andare male per lui. Eccolo qua. Però con la pistola facciamo poco, eh? Ah, non credevo, non credevo. Beh, mo scoppia la bomba, finisce con la bomba, dovrebbe finire. No, ma qua, quasi, ecco, non posso prendere il globo di energia. Ah, ci picchia però. Vabbè. No, Ugo, salvati! Niente da fare, vi portiamo dentro entrambi. Accidenti! Ugo, perdonami.
L'ho trovato così a caso. Nell'episodio di ieri mi è sfuggito, ma oggi l'ho preso. Brontolante di nuovo dietro le sbarre, tutto grazie a te, Detective Andrea. Con l'arresto del re delle evasioni era proprio il meglio di te. La consegna di Brontolante stavolta vale 8000 punti, stavolta, per altre volte vale di più. Ok, scambierò con te i punti wanted, no, mai, proprio mai. Andiamo a prendere ora veramente l'ultimo yokai leggendario, Aristo Canon. Eccolo qui che ci aspetta, sta bevendo l'acqua della piscina. C'ha il cloro, lascia perdere, amico mio, c'è il cloro quell'acqua, è cattiva. Ti verrà un mal di pancia da far paura. Eccolo qui, ciao. I miei yokai bene o male sono cariche. Salute a voi. Buondì, ti trovo davvero un signorino vivace. Il mio nome è Aristo Canon, è un piacere fare la tua conoscenza. Un tempo ero un nobile signore, ma in seguito mi sono fuso con un nobile cane. E in un batter d'occhio ho assunto il mio aspetto corrente. Già, tuttavia, ad essere sincero, non mi turba avere questo aspetto. Dunque, la buona sorte ha fatto sì che i nostri cammini si incrociassero. Mi faresti l'onore di sfidarmi in battaglia? Ma certo. Ovviamente combatterò senza riserve. Mostrare tutto il proprio potere è vera onestà. Buono allora. Tu sei bravo. Contento, ora ti do anche il biscottino. Si è tolto anche il cappello. Questo è uno yokai davvero bravo, aristocratico, proprio gentile. Vediamo un po' quanti danni facciamo. Ti piace la soba? Il soba? L'iso, aspetta. Iso. Soba è plurale? Gli spaghetti soba, sì, quindi dovrebbe essere plurale. Pronto? Ragazzi? Facciamo danni? Iniziamo? È debole all'audace. O al fuoco? Al fuoco. Non all'audace, al fuoco. Saluti a voi, grazie. Molto gentile, molto umano lei. Vediamo l'incanto. No. Non ce l'ho detto. Facciamo così allora. Dovrebbero spostarsi al centro. Si sposta? Sì. Bisha Mountain non è carico ovviamente. Anzi, è incantato. Peggio. Vai dietro dal bravo cagnolino. Eccolo qua, preso. Sì sì, incantami dopo che ho caricato l'Energimax. Comunque sì, non ti preoccupare. Beh, anche l'ultimo Legend American Yokai è andato. Abbiamo finito anche questa sfida, ragazzi. Aristo Canon ti viene incontro. Un vero gentleman accetta la sconfitta. Che ne dici di una stretta di mano? Ma è la zampa. Aristo Canon. Sì, vediamo un po' soprannomi. Duca. Conte. Marchese. Lino. Salute a voi. Oh oh, sei davvero alquanto forte. È stato uno scontro meraviglioso. Ammetto la mia sconfitta. Vedo che non sono ancora sufficientemente abile. Anticipo con piacere il giorno in cui potremo combattere ancora. Ma sapete che ho letto? Ho letto che le possibilità di amicizia con questo tipo di yokai è aumentata di molto. Ma anche nella versione in giapponese, proprio è una cosa che è implementata nel gioco per farti le fare amico più velocemente. Eccolo qua. Ma insomma, mi sembra più debole di tutti. Rabocco graduale. Ripristina gradualmente i PS degli alleati in riserva. Attacco, contrasto, spingi indietro il nemico, tempesta di neve come tecnica, aristocrante l'incanto. Rende il nemico un vero gentiluomo e ne riduce di molto la difesa. L'attacco no? Energimax, i miei ossequi. Ripristina PS a tutti gli alleati con il suo sorriso galante.
Biografia. La fusione tra un nobiluomo ed un cane di razza. Niente a che vedere con quel randaggio di Canom. Poverino Canom. Bene Cuggi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!